parla il capitano della PMT di Torino Battistoni. Daniel, allora come pensi che sia potuto andare quest'ultima partita di campionato, il risultato di oggi? Ma visto che abbiamo giocato con i primi in classifica, siete pari punti con Genova, diciamo che è andata abbastanza bene. Poi abbiamo tenuto i primi due quarti, poi il fiato manca, essendo quarti di panchina, poteva andare ancora meglio, però sono abbastanza soddisfatto dei risultati. Benissimo, adesso le prossime partite partirà il girone di ritorno, che aspettative avete su questa cosa? Speriamo di fare un po' meglio, perché all'andata siamo partiti benissimo, poi abbiamo avuto un po' un declino, ma adesso ci stiamo preparando molto molto meglio, visto i risultati anche di oggi, che mi aspettavo un po' peggio. Speriamo che, secondo me sarà un bel ritorno, dai. Benissimo, dai, allora ci vediamo poi. Ci vediamo alla prossima occasione. Ci vediamo al ritorno. Grazie. Vi ringrazio ciao. Molto a voi e buona giornata. Anche a te, ciao. Ciao. Buonasera a tutti, vi presento Luca Fagioli, capitano della Laumas Elettronica. Buongiorno. Allora Luca, visto il risultato, l'ottimo risultato, le dinamiche di gioco, come hanno funzionato? No, siamo arrabbiati, malgrado la vittoria, il risultato, perché non siamo riusciti a esprimere al meglio il nostro potenziale oggi. E sicuramente potevamo fare qualcosa di più dal punto di vista dei punti realizzati e qualcosa di meno dal punto di vista dei punti subiti. Abbiamo giocato a tratti, direi anche un discreto basket, una discreta difesa, però nei momenti in cui c'è stato un calo di concentrazione abbiamo subito e sbagliato troppo, e questo bisogna lavorarci. Perfetto, quindi le prospettive future per la preparazione del giro di ritorno, l'allenamento intenso? Prospettive future, lavorare, perché senza lavoro non si ottengono risultati, soffrire, perché senza sofferenza non si ottiene il risultato, e cercare di vincere tutte le partite, compresa quella con Genova, ribaltando il risultato per cercare di prendere la prima posta del girone. Perfetto. Quindi cosa, se vi sentite sulla strada giusta per la fine del tour? O? Io sono fiducioso, secondo me siamo sulla strada giusta, abbiamo un buon quintetto, abbiamo dei buoni sesti uomini che possono entrare e fare la differenza, e quindi mi sento che siamo sulla strada giusta. Bisogna lavorare e giocare partita per partita, ricordando il risultato inizia 0-0 e così, con umiltà, testa bassa e via. Perfetto. Benissimo, allora ci raccomandiamo un'ottima partita, un grande divertimento per noi e il pubblico, e ci vediamo alla prossima. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao a tutti.